Elisa Isoardi sogna il matrimonio con Salvini e la prova del cuoco, ecco cosa dichiara. Elisa Isoardi tra progetti matrimoniali e desideri di un nuovo programma in TV. Ecco cosa dichiara. Elisa Isoardi si sposa con Matteo Salvini? Aspetto la proposta e... Elisa Isoardi, intervistata dal settimanale Oggi, torna a parlare della storia d'amore con il leader della Lega Matteo Salvini. Il 2018 sarà l'anno del matrimonio? Perché lo chiede a me? Io sono una donna all'antica. È l'uomo che deve chiedere alla sua donna di sposarlo e, è la sua risposta. E fa anche un endorsement politico per il fidanzato, io e Matteo stiamo benissimo insieme. Abbiamo un equilibrio perfetto. Matteo è un uomo meraviglioso, non si direbbe, ma della coppia è lui quello moderato e paziente. Io, a volte, sono un po' lunatica, lo ammetto. Matteo è bravissimo a gestire la sua vita privata ed è un ottimo papà. Se gestisse così il paese, posso assicurarvelo, saremmo in ottime mani. Elisa Isoardi, ritorno alla prova del cuoco o nuova fascia oraria? Sul possibile ritorno alla prova del cuoco dopo Antonella Clerici, che ha dichiarato di voler stare meno in TV, la Isoardi dice, sono voci di corridoio e non ne ho ancora parlato con il direttore di Rai 1, ma intendo farlo a breve. Tornare a condurre la prova del cuoco mi piacerebbe perché è un programma che mi ha dato tanto. Ma non nascondo che mi piacerebbe altrettanto sperimentarmi in un'altra fascia, diversa da quella della mattina, dove lavoro ormai da tanti anni. Pomeriggio alla vita in diretta? O prima serata? Ah, saperlo è. Elisa Isoardi ha già condotto la prova del cuoco. La Isoardi ha già presentato il programma dal 15 dicembre 2008 al 30 maggio 2009, per congedo maternità della Clerici, e poi ha guidato la successiva edizione 2009-2010, andata in onda dal 14 settembre al 29 maggio. Fino al ritorno della padrona di casa.